Benvenuti amici cinefili qui per una nuova puntata di Chuck si brinda. Oggi vi parlerò del film Dry Away Dolls di Ethan Coen. Dry Away Dolls inizia con un cameo, diciamo, molto surreale e pulp, che vede protagonista questo personaggio molto ambiguo e misterioso che, estremamente spaventato, abbraccia una valigetta metallica da probabilmente il contenuto molto prezioso. Questo personaggio viene inseguito da dei malviventi in un vicolo di una città buia e sporca e verrà assassinato per appropriarsi appunto di questa valigetta. Questa valigetta la vedremo poi rispuntare fuori a metà del film, come plot twist del viaggio avventuroso delle nostre due protagoniste, Jamie e Marion, due giovani amiche, due giovani ragazze, membri della comunità LGBTQ di Filadelfia. Ci troviamo più o meno a cavallo del 99 e gli anni 2000, che per varie vicissitudini personali, Jamie è stata appena scaricata e cacciata via di casa dalla sua compagna Suki, mentre Marion si sta rendendo conto di diventare e di essere troppo scontrosa nei confronti del prossimo, decidono di comune accordo di imbarcarsi in questo viaggio di sola andata verso Tallahassee, questa città che in alcuni momenti, in alcune gag del film, genererà abbastanza, diciamo, risate, in quanto uno si domanda: ma che cacchio, che meta è Tallahassee? Ecco, le due ragazze però intraprendono questo viaggio verso la zia di Marion un po' per affrontare alcuni, magari alcuni demoni, alcune crisi interiori, alcuni lutti, e anche rinsaldare e riscoprire il loro rapporto di amicizia e il loro rapporto, confronto con la vita stessa. Ma proprio quando loro affittano l'auto per spostarsi in sola andata da Filadelfia a Tallahassee, avviene, diciamo, il plot twist, ovvero gli viene data un'auto che non è destinata a loro, ma è destinata a due terribili sicari che devono trasportare un carico speciale. Il carico speciale, come vi ho anticipato a inizio recensione, è questa misteriosa valigetta metallica. E quindi vedremo queste due donne che avrebbero in teoria d'accordo un giorno di viaggio per portare puntualmente la macchina, si perderanno in questo on the road nelle varie comunità queer, in un viaggio queer tra pub gay, squadre di calcio femminili, e saranno inseguite in modo abbastanza grottesco, ironico e assurdo da questa coppia di sicari, uno molto violento, molto loquace, che avranno molta fatica appunto a destreggiarsi nel mondo che abitualmente le due ragazze vivono. Ecco, Drive Away Dolls è un film che porta sullo schermo, diciamo, non l'originalità del racconto, perché comunque è una storia che può essere per certi versi anche, come posso dire, prevedibile, però lo spettatore si sente molto a suo agio, è un ambiente familiare, e qui viene il grande lavoro di Ethan Coen assieme alla moglie Trisha Cook nello scrivere uno script di un'ora e mezza che non perde mai ritmo, è costantemente vivace, pimpante, ironico, assurdo, grottesco, e unisce poi visivamente un sacco di quegli stili e colpi di scena dei B-movie, quindi riesce a costruire un on the road a tinte pulp che richiama un po' alcune cose tarantiniane, con lo humor tipico che ha contraddistinto i lavori dei fratelli Coen. Qui in questo caso è giusto specificare che Ethan è al suo primo lungometraggio di finzione, diciamo in solitaria, senza il fratello con lo quale ha firmato incredibili capolavori della cinematografia contemporanea. Il film è perfetto per essere visto in compagnia di amici, un pomeriggio, una serata, perché davvero riesce a ingaggiarti, a tenerti incollato allo schermo e a ridere di gusto. Come ho detto, non ci sono pause né momenti morti. Le due personaggi riescono abilmente a parlare, a destreggiarsi tra gli argomenti del sesso, che ad oggi è un elemento molto caldo in ambito culturale e soprattutto anche dell'industria cinematografica. Infatti qui il sesso se ne parla molto e non viene neanche mostrato in modo morboso o drammatico. C'è solo tanto divertimento e tanta curiosità e allegria nel trattare questo argomento. E infatti è anche apprezzabile come la Universal
Universal abbia deciso di rilasciare in Italia, nelle sale cinematografiche, questo film solo in versione originale, non doppiata, proprio per preservare quell'ironia e quell'intelligenza nello script, nelle battute, nei dialoghi, che molte volte sono serrati, ironici, rapidi, dalla battuta pronto, che sarebbe davvero stato impossibile o quasi impossibile riuscire a tradurre e a rendere al meglio nella nostra lingua. Ma che ci abbiniamo a questo film così allegro, spumeggiante, ironico, avventuroso? Beh, ho pensato a un cocktail davvero fresco che dà una carica, un'energia. Un buon Paloma. E allora vi do due dritte per prepararvelo in casa. Prima di tutto prendete un bicchiere highball, lo riempite con cubetti di ghiaccio e poi vi versate dentro 5 cl di tequila, 12 cl di succo di pompelmo, che questo vi dà una carica tra il dolce, l'agrumato, l'amaro, una bella carica, poi 2 cl di sciroppo d'agave per quella giusta tocco di dolcezza e poi 5 cl di soda gasosa o acqua frizzante, quello che preferite. Questa versione di cocktail è ancora meglio, come vi dicevo, godersela in gruppo. Infatti questo film, se ve lo guardate tutti assieme in gruppo, ve lo potete anche gustare preparando proprio una bella caraffa di Paloma, brindare assieme e sbellicarvi, spanciarvi dalle risate. Io con questo vi ringrazio di essere stati all'ascolto, spero che il film da me consigliato vi piacerà e anche l'abbinamento. Vi ricordo di mettermi piace ai contenuti, seguirci sulla pagina Instagram e sul podcast su Spotify di Chuck si Brinda per rimanere sempre aggiornati sulle prossime recensioni. Come sempre, viva il cinema!